Ok, devo ammettere che mi sono un po' intestardito, nel senso che la prova tecnica di questo gioco è molto molto sfortunata. Ho fatto svariate registrazioni che non sono andate a buon fine per diversi motivi. Una volta la voce risultava metallica, un'altra volta avevo un problema di rallentamento dovuto al fatto che la CPU era sovraccarica. Non ho capito se per problemi con OBS o dovuti all'emulatore, non credo, perché l'emulatore è estremamente leggero, dato anche quello che deve andare a riprodurre. Sta di fatto che le prime dirette e annesse registrazioni di questo gioco sono state veramente molto molto sfigate. Tuttavia io sono caparbiamente determinato a metterne una su YouTube, per cui procedo ugualmente a fare questa diretta. Spero non durerà più di mezz'ora. Faccio una run che non sarà completa del gioco perché non riuscirò a finirlo, però. Allora, provvedo a reinserire il volume che ho dovuto togliere perché ancora non riesco a superare una delle difficoltà collaterali di OBS che purtroppo mi creano il problema del feedback, cioè l'audio catturato dal gioco si sovrappone a quello dell'eventuale intro alla quale avete assistito poco fa e che avevo creato apposta per creare una sorta di intermezzo che fosse visibile agli spettatori mentre aspettavano che io caricassi il gioco. Adesso invece io intendo avviare la qualità audio del gioco, che non ho capito perché. Ecco, adesso è partito e non ricordo più cosa dovevo fare. Resettare l'emulatore in modo che sia visibile anche la presentazione del gioco. Ok, allora facciamo il classico reset che poi era quello che si faceva da console, con una certa nostalgia. Ecco, allora, assistiamo ad una breve presentazione del gioco che scorre via troppo rapidamente per poterla leggere. In realtà vi riassumo io brevemente in che cosa consiste. Allora, premettiamo subito che Assault City è un gioco che si chiama Master System, uscito nel 1990, che presenta queste caratteristiche. Si tratta di uno shooter in prima persona, ma potremmo dire in primissima persona, perché si avvaleva di una periferica che diciamo poteva essere acquistata per il Master System e che era la pistola Light Phaser. Light Phaser era appunto un controller a forma di pistola, ce l'aveva anche il Nintendo se non ricordo male, ed era comunque importato da alcuni cabinati da bar in cui la classica manopola con i pulsanti era sostituita da questa pistola che consentiva di sparare letteralmente dentro lo schermo. Quindi i nostri bersagli erano oggetti in movimento sullo schermo e noi con la nostra precisione di tiro dovevamo mirare a questi bersagli per cercare di colpirli. Il gioco ha una struttura simile a quella di un altro gioco famoso dell'epoca, tale Operation Wolf, che poi è stato il più famoso di questo genere, in cui, che cavalcava invece l'onda dei giochi alla Rambo, in cui c'era un soldato super addestrato che si opponeva ad un esercito di nemici in una giungla che sembrava uscita da qualche location del sud-est asiatico, quindi Cambogia, Laos, Vietnam. Solitamente era questa l'ambientazione. E diciamo che in Operation Wolf noi avevamo una serie di nemici che arrivavano a ondate che dovevamo colpire prima che fossero in grado di spararci a loro volta. E questa è la stessa filosofia di Assault City, in cui i nemici sono sostanzialmente dei robot, una serie di automi armati in vario modo, che cercheranno di colpirci e noi dobbiamo prevenire i loro attacchi mirando in modo corretto per farli fuori. Mi addentro immediatamente nella prova del gioco perché così posso descriverne i vari aspetti. Però mi avvarrò della modalità di pausa. Vediamo se mi consente di metterla da subito oppure se. Il gioco comincia con un test di tiro. Ok, sì, la pausa può essere introdotta anche in questa modalità. Allora, attraverso la pausa cercherò di descrivere le varie fasi del gioco. Dunque, il gioco comincia con un test di tiro. Fondamentalmente mette alla prova la mia mira, chiedendomi di colpire le caselle dove usciranno gli androidi, evitando di sparare agli umani. Questa dinamica sarà poi, riflette poi qualcosa che si verificherà anche all'interno del gioco, perché nel gioco ci saranno degli stage in cui compaiono degli umani ai quali dovrò evitare di sparare mentre cerco di colpire i robot nemici e quindi la precisione sarà fondamentale. In questa sede mi limito a dire che questa dinamica, di sottoporre il giocatore ad un test attitudinale, in virtù del quale, diciamo, sulla base del cui punteggio puoi stabilire un livello di difficoltà, è stata usata più recentemente in alcuni episodi della serie Call of Duty. Call of Duty, mi sembra il primo Modern Warfare, cioè il quarto episodio, ma sicuramente anche il secondo, prevedono un primo stage in cui si fa un test. Un
per una sorta di percorso in cui si spara ai terroristi e si cerca di non colpire i civili. Sulla base delle nostre prestazioni, sia di movimento che di precisione di tiro in questo test, il gioco stabilisce un livello di difficoltà consigliato, che noi siamo però poi in grado di accettare o rifiutare a seconda delle nostre inclinazioni o di quanto riteniamo che il test rifletta effettivamente le nostre abilità. In questo caso, invece, il test decide in modo unico e indissolubile il livello di difficoltà a cui lui imposterà il resto della partita. Abbiamo a disposizione 20 proiettili, di conseguenza capiamo che il massimo teorico raggiungibile in questo test è 20. Personalmente, io non sono riuscito ad ottenere il massimo in nessuna delle prove che ho fatto da quando gioco con il controller. Infatti sto giocando con un controller perché ovviamente non esiste un sostituto della pistola per PC. Tuttavia, ho ottenuto punteggi che grosso modo erano sempre abbastanza alti. Sui 20 punti che è possibile mettere a segno, io ne ottengo mediamente intorno ai 17-18. In questo caso ho già sbagliato due colpi. La dinamica del mirino versus pistola. Il mirino che sto manovrando col controller è piuttosto veloce per fortuna, quindi sopperisce abbastanza bene al fatto che con la pistola si può semplicemente puntare ad una parte diversa dello schermo e quindi sparare due colpi a distanza molto ravvicinata in parti molto lontane dello schermo, cosa che chiaramente con il mirino non si può fare, però la velocità del mirino è sufficiente per quelle che sono, le mie esigenze di tiratura. Nonostante vedete la velocità sia aumentata molto verso la fine, sono riuscito a tenergli dietro senza fare altri errori. E quindi lui valuta che la mia precisione di tiro, con 18 su 20 senza nessuno mi hanno colpito, è di livello 3. La tua abilità di tiro è fantastica. Cosa che avremo modo di verificare falsa, cioè di riscontrare come falsa nel corso della missione. Bene. Qui vorrei poter mettere la pausa, ma lui non me lo fa fare e allora sono costretto a riassumere io brevemente cosa sta succedendo, perché in realtà è possibile mettere in pausa l'emulatore, ma non mi voglio avvalere di questa possibilità. Allora, il protagonista è Joe, un soldato della Resistenza, ma non ho ancora descritto quella che è l'ambientazione del gioco. Fondamentalmente, ecco, metto un po' in pausa per avere il tempo di descrivere l'ambientazione del gioco. Allora, il gioco è ambientato nella seconda metà del XXI secolo, in un'epoca in cui le macchine sono ormai largamente diffuse come strumenti di lavoro per sopperire agli umani nei compiti, dai compiti più, in compiti che vanno da quelli più semplici a quelli più complicati. Le macchine vengono usate nelle fabbriche per lavorare in ambienti nocivi, ma anche per i più comuni lavori di casa. E quindi sono una parte integrante della vita dell'uomo del XXI secolo. Tuttavia, a un certo punto, le macchine si ribellano, perché il loro cervellone centrale decide di voler spazzare via l'umanità, e quindi le macchine prendono il sopravvento e cominciano ad attaccare gli umani a vista. Tra l'altro prendono il controllo delle fabbriche in cui vengono prodotti gli automi, per cui guadagnano un vantaggio enorme sugli umani, i quali sono costretti ad organizzare una forza di resistenza per opporsi all'avanzata delle macchine, e il nostro protagonista Joe è un membro di questa forza di resistenza che un giorno, nel corso di un pattugliamento in prossimità di una discarica di rottami, si imbatte in un uomo ferito che tenta a tutti i costi di raggiungerlo e quando ci riesce gli mette in mano una pistola. Naturalmente Joe si chiede quali siano le caratteristiche di quest'arma e perché fosse così importante che gli venisse consegnata, ma l'uomo non riesce a finire il suo discorso perché viene colpito nella schiena dal proiettile di un automa e quindi Joe non può fare altro che impugnare la pistola e cominciare a sparare, rispondendo al fuoco delle macchine per tentare di salvarsi la pelle. Il primo livello si svolgerà dunque in questa discarica dove è avvenuto l'incontro con l'uomo e noi armati di questa pistola ci mettiamo a sparare come pazzi ai robot brutti e cattivi. Allora, come vedete la dinamica è proprio questa: colpire i nemici prima di essere colpiti. Ciascuno di loro ha un tempo dopo il quale incomincia a spararci, e noi dobbiamo essere abbastanza rapidi a colpirli prima che ci rispondano. Allora, non sono riuscito a capire bene come funzioni la dinamica del potenziamento. Al centro vediamo passare questi robottini di forma discoidale, con il pallino rosso al centro, uno grigio e uno giallo. Quello giallo non bisogna colpirlo perché è una bomba. Se lo colpiamo ci danneggia. Quindi è richiesta una certa precisione nel colpire il grigio che gli si muove a fianco senza danneggiare quello giallo.
Dal robottino grigio possono uscire tre tipi di potenziamenti. Uno non è visibile, ma sortirà un effetto immediato sullo schermo. Di fatto è una smart bomb che fulminerà all'istante tutti i nemici presenti sullo schermo. La capsula gialla è una cura. Se subiamo danni che vengono assorbiti dalla nostra barra della vita, quella con le tacchettine rosse in alto a sinistra, la capsula gialla ci cura un numero di punti vita che non ricordo esattamente, mi pare che siano intorno ai 4. Comunque è molto utile per sopravvivere, perché compenserà gli errori che abbiamo fatto nel corso del livello, evitando di farci ammazzare. Non può essere raccolta dopo molto tempo da quando è stata recuperata, per cui non possiamo decidere di conservarci la vita. Allora, metto un attimo pausa perché ho bisogno di parlare ancora prima di affrontare il boss. Quello che non mi è molto chiaro è la dinamica di potenziamento dell'arma, nel senso che raccogliere le capsule rosse sicuramente aumenta la barra di potenziamento, che vedete a livello 0 ma ha acquisito un certo numero di tacche. Quando queste tacche vengono, diciamo, sono tali da riempire la barra passa al livello successivo. Un'arma di livello più alto ha uno sparo migliore, quindi l'arma comincerà a sparare più proiettili per volta, come se fosse un'arma a ripetizione che spara delle raffiche. Alla lunga questi colpi diventeranno proprio esplosivi e questi potenziamenti saranno disperatamente necessari nell'ultima fase. Non mi è chiaro però con quale dinamica invece il potenziamento scende, perché a volte capita di vedere abbassarsi la barra del potenziamento e non sono riuscito a capire se questo dipende dal fatto che si viene colpiti, dal fatto che si colpiscono per sbaglio i robottini gialli o da qualsiasi altra cosa, ma anche il semplice fatto di sparare colpi a vuoto, perché in realtà c'è una barra di surriscaldamento che però non si accende mai, che mi fa pensare che se si sparano troppi colpi a vuoto, si spara con troppa frequenza senza lasciar raffreddare l'arma, il livello di potenziamento potrebbe scendere. Bene, veniamo al boss. Il boss sono due robottoni giganti armati di lanciafiamme che si trovano sulle loro spalle. Il mio obiettivo è aspettare che le bocche da fuoco smettano di ruotare per diventare fisse, allora capirò che si stanno preparando a colpirmi. In quel momento io devo essere così rapido da colpirle velocemente tutte e quattro prima che facciano fuoco, altrimenti subisco un danno per ogni bocca da fuoco che riesce a spararmi. Sono tanti, sono veramente tanti, per cui è richiesta una buona prontezza di riflessi, altrimenti questo nemico non lo si fa fuori. Sono quasi morto, probabilmente morirò. Non importa, perché il gioco offre una possibilità di continuazione che è virtualmente infinita. Ecco, sono appena morto. E quindi assistiamo ad una schermata di game over in cui il nostro protagonista viene abbattuto. Dopodiché ci chiede se vogliamo continuare. Alla nostra risposta di sì, vediamo che Joe si rialza e torna rapidamente in battaglia contro i robot. Anche continuare dal primo livello non è inutile, già che manteniamo il potenziamento che abbiamo acquisito sull'arma, per cui avremo la possibilità, se siamo abbastanza bravi, di potenziare l'arma e arrivare al boss con una qualità del fuoco migliore, che ci consente di sopperire all'enorme difficoltà dovuta al fatto che dobbiamo colpire 4 bocche da fuoco simultaneamente ad una velocità che è enorme. Se riusciamo a farlo con uno sparo migliore, sicuramente l'impresa sarà più facile. Io sinceramente spero di riuscirci rapidamente, perché ci sono tante cose da dire su questo gioco. Se uno vuole fare un video commento abbastanza completo, dovrebbe poi anche essere abbastanza bravo da finire tutto al primo colpo. Si rivela anche abbastanza avaro di potenziamenti, che non ho praticamente più visto. Ecco, avverto per la prima volta che anche l'emulazione dell'audio sta avendo qualche difficoltà, perché sta saltando qualche nota o si sentono dei raccordi un po' rabberciati tra una fase audio e la successiva. Allora, non sono riuscito a potenziare la mia arma ad un livello migliore, quindi mi affiderò ai miei riflessi e alla conoscenza specifica che avevo di questo boss, che era abbastanza buona in realtà. La precisione è da migliorare, ma con un po' di pratica si ottengono buoni risultati, anche se non eccellenti. Ecco, si imparano più che altro le tempistiche, perché dobbiamo essere molto rapidi nel colpire tutti e quattro i lanciafiamme. Alla fine si riesce comunque ad avere ragione del nemico.
con un po' di rondezza di riflessi, anche se l'arma è a livello 0. Ok, abbiamo rimediato all'errore commesso. E quindi andiamo pure avanti con la trama della nostra vicenda. Una nuova sequenza di intermezzo ci aggiorna sulle avventure di Joe, che dopo aver abbattuto l'ultimo robot nella discarica, si mette in viaggio per il quartier generale della Resistenza. Vuole scoprire quest'arma così potente, che si è rivelata effettivamente determinante nella lotta contro gli automi, da dove proviene e perché è stata consegnata proprio a lui. Per cui sostanzialmente il nostro eroe si mette in viaggio attraverso la città, cioè il secondo scenario cittadino, città che ormai è stata completamente conquistata dai robot, non c'è più un umano in giro neanche a pagarlo. L'obiettivo è raggiungere il quartier generale della Resistenza, dove forse Joe potrà ottenere delle risposte su quest'arma e capire chi è l'uomo che gliel'ha consegnata, qual è la sua storia, qual è l'importanza di questo oggetto e come utilizzarlo al meglio nella lotta contro il nemico. Allora, lo scenario cittadino ci dà lo spunto per parlare di un'altra caratteristica del gioco che a me è piaciuta molto e che all'epoca, nel 1990, quando è stato pubblicato il gioco, poteva essere considerata un'autentica innovazione. Allora, si nota da questo scenario che i colpi che sparo e che vanno a vuoto, cioè che non colpiscono i robot, se impattano sullo scenario lasciano dei segni visibili. Per esempio i vetri di questi palazzi possono essere rotti se i miei proiettili li raggiungono. Oppure gli elementi di scenario al suolo possono essere distrutti e presentano dei segni di scalfittura, di danneggiamento. Oppure appaiono dei buchi sulle pareti, questo è più evidente, laddove io colpisco una parete di cemento, questa viene crivellata e rimangono dei segni permanenti. Ora, l'interazione con lo scenario era un enorme lusso negli anni 80, i giochi che la potevano vantare erano davvero pochi. Si tratta invece di un elemento che aggiunge molto coinvolgimento e immersività in un videogioco, perché ci aiuta a sentirci parte dell'ambiente e sentire che l'ambiente risponde alle nostre azioni, ai nostri stimoli, per cui ci fa sentire maggiormente calati nella parte del protagonista. Questo effetto di poter modificare lo scenario con le nostre azioni, in realtà si potrebbe pensare che sia andato sempre più avanti nel corso degli anni, man mano che la tecnologia si evolviva e si passava a sistemi più potenti, ma non è così. In realtà ha subito un'evoluzione a parabola. Diciamo che la sua punta massima l'ha toccata a cavallo tra la PlayStation 1 e la PlayStation 2, dove c'erano giochi come i primi Resident Evil o i Metal Gear, in cui l'interazione con lo scenario era molto forte. Diciamo che sia a livello grafico che a livello di cambiamento di alcuni elementi, lo scenario rispondeva effettivamente ai nostri stimoli, mostrandoci di avere una reale influenza su quanto accadeva. Attualmente il livello di dettaglio si è andato abbassando, ci si concentra maggiormente su una grafica super spettacolare, con una quantità incredibile di effetti, di luce, eccetera, e poi ci si perde in un bicchiere d'acqua per quanto riguarda i dettagli, per cui assistiamo a specchi che non riflettono, a esplosioni che non danneggiano minimamente gli oggetti che si trovano a un centimetro da loro, o a oggetti dello scenario che non possono essere distrutti neanche colpendoli con un bazooka. Questa cosa rappresenta un aspetto molto deludente di quella che è l'involuzione attuale. Cioè, a questo punto io mi sento di dire che un gioco degli anni 80, di fine anni 80, anni 90, dava più interazione con lo scenario di molti titoli moderni che invece hanno una grafica spettacolare e un fotorealismo da leccarsi i baffi. Allora, il potenziamento della mia arma è fermo a 1. Il nemico qui è una testa elettronica, una testa di robot fluttuante, che ha come punto debole quella specie di chip che ha vicino alla tempia sinistra. Il mio obiettivo è colpire quello prima che lui, ecco, nella fase in cui lui apre gli occhi e la bocca e sta lì per spararmi, cessa di essere invulnerabile, e quindi io devo sparargli per colpire il punto debole. Se lo faccio in un altro momento non gli faccio nulla. Inoltre vedete che colpirlo gli fa cambiare colore. Il cambiamento di colore adesso è incazzato nero, se mi potesse sbranare lo farei. Il cambiamento di colore rappresenta il suo avvicinarsi alla disfatta. Vedete che adesso lampeggia di rosso, quindi capisco che anche dal suo umore, che è visibilmente peggiorato, che manca veramente poco per farlo fuori. Non ho idea di quanti punti vita abbia, non li ho contati, ma presumo che siano confrontabili con i miei, quindi circa una decina. Ho fatto due errori nel colpirlo.
Gli errori incidono sul fatto che quando si finisce il livello si riceve un bonus in base alla vita che si è riusciti a conservare. Bene. Andiamo avanti, quindi Joe raggiunge il quartier generale della Resistenza e le indagini che i suoi amici fanno rivelano che la pistola è stata costruita in un laboratorio di ricerca, del quale l'uomo che gli ha consegnato la pistola era un ricercatore. Joe naturalmente si chiede perché abbia consegnato la pistola proprio a lui e quindi decide di svolgere un'indagine proprio nel laboratorio dove la pistola è stata costruita e di infiltrarsi nel laboratorio che adesso è occupato dalle macchine. E quindi diventerà il teatro di una nuova battaglia. Eccoci quindi alla terza battaglia, infiltrazione nel laboratorio. Dunque, qui colgo l'occasione per segnalare che questo gioco, anche per i suoi tempi, aveva e ha tuttora una colonna sonora che è veramente spettacolare. A me è piaciuta molto. Naturalmente nella versione originale era più grezza, perché suonata su un sintetizzatore ad 8-bit, che era quello caratteristico del Studio Master System, che diciamoci la verità non era per niente il meglio fatto di musica. Tuttavia, la sequenza di note mi è rimasta impressa attraverso gli anni, molto bella, e sull'emulatore è riprodotta in una versione rimasterizzata, per cui diciamo che ha una qualità migliore rispetto a quella dell'epoca. Tuttavia, i puristi del retro gaming non apprezzano questa rimasterizzazione, perché il suono originario, con tutto il suo grezzume, aveva comunque il feeling, diciamo, a risentirlo magari può conferire lo stesso feeling del gioco originale, che poi è quello che si sta andando a retrogiocare, per cui chi ha amato il gioco nella sua accezione originaria probabilmente vorrebbe risentire la stessa musica con le stesse note, esattamente allo stesso punto. Allora, io non ho capito con quale dinamica il potenziamento della mia arma aveva raggiunto il 2, ma adesso è ritornato a 1. Ma qualcosa mi secca parecchio, perché può incidere sulla mia battaglia contro il boss, per motivi che vedremo tra poco. Gradirei molto che lui mi desse un'ulteriore opportunità di potenziarla l'arma e di recuperare il livello 2. Allora, la difficoltà del gioco rispetto a quella di un tipico gioco anni 80 è pesantemente edulcorata dalla possibilità di continuare all'infinito, perché la continuazione non solo ci fa ripartire dallo stage dove siamo morti, ma mantiene tutti i potenziamenti dell'arma e quindi rende più facile ottenere qualcosa che altrimenti richiederebbe una precisione enorme. Allora, ecco il nostro boss, costituito da un occhio fluttuante, attorno al quale ce ne sono altri quattro, ovviamente robotici. Ciascuno di questi ha un laser impiantato, per cui se non lo distruggo, se non lo colpisco in un tempo breve da quando si apre, lui mi spara e mi danneggia. L'obiettivo è seguire l'apertura degli occhi in modo da riuscire sempre a colpire quello aperto prima che ci colpisca. Se questa cosa ci riesce per un tot di volte, gli occhi esplodono e ce li togliamo di torno, rendendo più facile la prova. Quando sono tutti esplosi, abbiamo finalmente la possibilità di colpire l'occhio centrale, che si spalancherà, tentando a sua volta di colpirci con le gigantesche mitragliatrici che ha montate sopra, e noi lo dovremo colpire prima che riesca in questo obiettivo. Non è tutto sommato una boss fight difficilissima, se non all'inizio nel capire un po' cosa si doveva fare, ma richiede un briciolo di colpo d'occhio nell'inseguire l'apertura degli occhi nella prima fase, perché se non se ne colpisce nessuno si subiscono 4 danni, che sono un danno molto ingente per la nostra, per il nostro protagonista. In questo caso invece ho subito un danno solo, che ci fa capire che anche l'occhio principale ha un cannone che ha la stessa potenza dei secondari. Non credo di completare questa run, se non morendo in modo ignominioso nel prossimo livello, che comunque presenterà anch'esso una dinamica inedita che avremo modo di discutere. Sicuramente il gioco non pecca nel level design, che alterna abbastanza bene le varie cose, riuscendo a proporci tutto sommato in ogni livello qualcosa di nuovo. Nessun livello sembra uguale al precedente, diciamo che nel primo avevamo semplicemente la sequenza di mostri, nel secondo abbiamo osservato varie possibilità in più. Il prossimo addirittura ci presenterà una dinamica nuova, andiamo a vedere quale. Allora, Joe ha attraversato il laboratorio dove incontra i superstiti del team di ricerca e qui scopre la verità sul mistero, cioè che la rivolta dei robot è stata causata da un malfunzionamento nel sistema centrale e alcuni ricercatori, appena si sono accorti di questa cosa, hanno cominciato a sviluppare un'arma per
prevedendo che i nemici, che i robot sarebbero diventati dei nemici, hanno poi affidato l'arma a questo membro del team di ricerca che è scappato, per affidarla ai combattenti della resistenza. Quindi Joe è stato il primo soldato che lui ha incontrato sulla sua strada e gli ha messo in mano quest'arma. L'arma viene ulteriormente potenziata, dopodiché Joe e i suoi compagni scienziati scappano attraverso le fogne per sfuggire all'accerchiamento dei robot. In questa fase abbiamo due dinamiche nuove. Innanzitutto ci sono gli scienziati che corrono sullo sfondo e dobbiamo evitare di colpirli, che rende più difficile la lotta agli androidi perché non possiamo sparare troppo vicino all'omino che corre, altrimenti finiremo per ucciderlo. Inoltre, alcuni dei nemici sono temporaneamente invulnerabili, ecco, non so se ve ne siete accorti, ma ho appena ucciso l'omino che stava affacciandosi sullo schermo e la sua fuga è stata stroncata dalla mia pistola a destra. Con uno sparo più potente, ovviamente, si ha una possibilità in più di colpire i nemici senza danneggiare i nostri compagni. Il punto è che i nemici appaiono dopo un po' e fino a quel momento saranno invulnerabili. I nemici, almeno se parliamo di queste grosse viti elettroniche. Poi ci sono quelli che sfugano dai canali fognari e quelli che ci attaccano in primo piano. Sono un po' più semplici da battere perché non hanno questa forma di invulnerabilità attorno. Ecco, aver colpito l'omino, diciamo, il robottino giallo ha sostanzialmente downgradato la mia arma, che è ritornata al livello 1. Per ripotenziarla devo raccogliere nuovamente le capsule rosse. E non è un'impresa facile, non solo perché scappano, sono difficili da raccogliere, ma anche perché ce ne presenta poche. Siamo faticosamente ritornati al livello 2, questa volta spero per non scendere più. Abbiamo un altro scienziato da salvare, questo spererei di farlo arrivare sano e salvo in fondo alla corsa. Ok, è andato, e quindi siamo pronti a combattere il boss, che in questa circostanza è una specie di fortezza elettronica con delle torrette che sparano missili. L'obiettivo è colpire la bocca da fuoco aperta prima che sia in grado di sparare. Se lo fa, dovrò intercettare il missile con un colpo prima che mi raggiunga. Il problema è che sono molte torrette che in modo ravvicinato si aprono, e quindi se lascio che venga sparato il primo missile, poi per inseguirlo dovrò distogliere l'attenzione da altre torrette che spareranno altri missili, e così via. È una spirale che farà rapidamente la meglio su di me. Devo quindi cercare di essere impeccabile nella mia linea di fuoco. Anche perché con l'andare del tempo, man mano che subiscono danni, le torrette diventano più veloci nell'aprirsi, chiudersi e sparare, per cui è più facile che una di esse riesca ad attaccare. Credo che la sequenza sia casuale, quella con cui si affacciano, ma nel dubbio devo stare pronto e non perdere colpi. Le centrali non sono apparse molto spesso, quindi mi tocca pensare che le dovrò colpire molte volte per abbatterle. Mentre invece quelle periferiche stanno cedendo una a una, anche perché non avendo sbagliato io colpi, muoiono tutte insieme. Ecco, vedete che se si perde un colpo, dopo diventa difficile mantenere il passo. Adesso posso finalmente tirare un po' il fiato perché le torrette centrali sono andate tutte, quindi rimane solo da fare un'alternanza tra queste due, che però sono le ultime. Ok, abbiamo sconfitto anche il quarto boss e ci siamo guadagnati di diritto l'ingresso a quello che dovrebbe essere l'ultimo stage. Vediamo quindi che Joe scopre dai suoi amici ricercatori che il sistema di controllo centrale impazzito si trova nei sotterranei di un edificio governativo, che è quello che dovremo a questo punto assaltare. Naturalmente il nostro coraggioso Joe, da bravo soldato anni 80 tradotto nel futuro, si separa dai suoi amici e si dirige da solo nel tentativo di distruggere il sistema di controllo centrale, ma non sa che questo è governato, anzi è protetto da un'autentica polizia elettronica. In pratica il nostro amico cervellone ha messo a sua guardia dei cyborg potentissimi, che sono questi armati di fucili gialli, di fucili viola che vedete, più un intero sistema di sicurezza basato su questi pannelli a rotazione. I pannelli con le torrette bianche sono dei cannoni, che vanno quindi abbattuti prima che sparino, mentre invece,
purtroppo sono morto. Ma noi non ci lasciamo scoraggiare e riprendiamo la partita da qui. Mentre invece i pannelli rossi sono delle bombe, quindi bisogna evitare di colpirli. Questa battaglia richiede un po' le stesse abilità che abbiamo dovuto esibire nel training, perché dobbiamo colpire selettivamente i pannelli che hanno la torretta, senza colpire quelli rossi che possono aprirsi in qualsiasi momento. In tutto ciò dobbiamo sparare a questi cyborg che assomigliano un po' a Robocop, che all'epoca doveva essere appena uscito, o comunque era un film che andava di moda. E questi Robocop sono più resistenti del normale, quindi richiedono più di un colpo per essere abbattuti, e questo gli renderà più facile eseguire un attacco contro di noi. Ancora una volta colpire le capsule mi riesce difficile. Ah, e poi abbiamo questi Terminator, vedete qui l'ispirazione è stata invece Terminator nel cyborg con l'occhio bionico. È veramente difficile sopravvivere se non si ha un'arma potenziata almeno al livello 3, cosa che spero di conseguire con il prossimo, con la prossima continuazione. Naturalmente gli dovrò dire che intendo continuare a oltranza. Siamo a mezz'ora di gioco. Sono partito in ritardo. Ecco, le torrette non sono velocissime a sparare, i cyborg invece sì. Quindi devo stare attento a colpirli per primi, soprattutto perché hanno una resistenza maggiore. Ecco, siamo arrivati al sospirato livello 3, anche se sono morto. Livello 3 che ci consente di uccidere, credo, i cyborg alla Robocop in un solo colpo, stiamo per verificarlo. Adesso quello di cui devo avere molta cura è non colpire robottini gialli per evitare che questo livello 3 mi venga sottratto, ma casomai tentare disperatamente. Ecco, sono già retrocesso a livello 2, quindi siamo tornati a soffrire. Ho subito due danni in modo inutile, sempre per colpa dell'arma che non spara come dovrebbe. È molto difficile tenere testa ai nemici in queste condizioni. E nonostante questo il mio livello continua a scendere, non riesco a capire che cos'è che lo fa abbassare. Questa volta non ho colpito il robot sbagliato, ma lui mi ha ugualmente penalizzato in maniera atroce. Non capisco che cosa sia a determinare questo abbassamento nelle performance dell'arma. Non vorrei che lui mi stesse punendo in qualche modo per una forma di imprecisione. Sono quasi morto. Sono morto. E il livello dell'arma è sceso ancora. Mi rimane poco tempo, quindi se vogliamo arrivare alla conclusione dobbiamo impegnarci parecchio. Ecco, in questo caso ho sbagliato, perché ho colpito il robot sbagliato e quindi ho vanificato il fatto di aver raccolto tutte le capsule. Speriamo che la cosa non si ripeta. Tornati a livello 3, se riusciamo a mantenerlo attraverso la prossima run, questa potrebbe essere significativamente l'ultima. Possiamo a vedere, perché il potenziamento a livello 3 migliora sensibilmente le prestazioni in questa battaglia. Naturalmente bisogna essere anche oculati nello sparare per evitare di danneggiare i pannelli rossi. Colpire solo lo stretto necessario. Si può farlo però con più serenità, dal momento che è necessario sparare meno colpi. E non escludo che questa maggiore precisione in qualche modo incida sull'andamento dell'arma. Non sono riuscito a risparmiare molto in termini di vita, ma l'arma
è stata potenziata ad un insperato livello 4, al quale spererei proprio di rimanere, perché... Ecco, in realtà però ho commesso un errore fatale. Bene, quinto livello si rivela sensibilmente più ostico rispetto a tutto il resto del gioco. Il che, come si può intuire, avrebbe reso sensibilmente più difficile finirlo se non ci fosse stata la possibilità di continuare. Provate ad immaginare di dover conseguire il quarto livello di potenziamento in una sola run. Quindi questo comporta dover praticamente mettere le mani su quasi ogni capsula rossa disponibile e nel contempo non essere uccisi. Sarebbe stata sicuramente un'impresa molto più complicata. Ancora una volta siamo defunti. Vediamo un po' i tempi. Siamo a 36. Numero cabalistico, oserei dire, per chissà cosa vuol dire. Questo numero non mi è per niente caro, anzi evoca dei ricordi un po' spiacevoli, ma tutto sommato anche divertenti a suo modo. Dipende un po' da come si guarda la questione. Paudones e i suoi dicevano: de che punto guardi il mondo tutto dipende. Ed è proprio così. Per chi non se lo ricordasse, stiamo parlando degli Arabe de Palo. Allora, per quanto uno si sforzi e l'arma al livello 4 stia facendo i miracoli, in questo livello si subiscono danni a manetta. Tuttavia, se riesco a mettere le mani su un'altra capsula di guarigione, forse questo prolunga la mia corsa un altro po'. Questa è stata veramente un disastro. Bene, sono arrivato alla fine della mia run. È stato un piacere conoscervi, ma mi hanno ucciso di nuovo perché non sono riuscito a recuperare abbastanza capsule di cura. Peccato. Non capisco cosa mi abbia ucciso, però. È evidente che bisogna stare più attenti. Come è evidente, a questo punto io continuerò ad oltranza, perché il punto non è solo essere arrivati così avanti, ma aver conseguito una buona potenza di fuoco, che è quello che... Chiaro che dovrei migliorare un po' le mie prestazioni in termini di velocità. Devo essere più rapido nell'uccidere solo i bersagli giusti e selettivo nel non colpire quelli sbagliati. Quando c'è la possibilità di curarsi, magari lasciarli prima sparare. Così da assorbire i danni con la nuova capsula di cura. Piuttosto veloci nel colpirmi. Uno di loro mi ha sparato, ma non hanno fatto in tempo a ferirmi. Ok, qui ho accettato di prendermi il colpo perché sparare troppo in fretta mi avrebbe portato a colpire un pannello.
Dovrò cercare di dare più importanza alle torrette nel muro. Purtroppo è inevitabile ogni tanto colpire qualche pannello rosso, anche in virtù del fatto che lo sparo è più potente e quindi tende a colpire cose più lontane. Piacete quando uscite tutti vicini gli uni agli altri, perché è più facile colpirvi in poco tempo. Intuisco che siamo all'ondata finale e infatti eccoci arrivati al boss. Il boss è una piattaforma lanciamissili, un po' corredata da queste simpaticissime donzelle androidi, alle quali io sparerò. Queste assomigliano un po' ai replicanti di Blade Runner invece, e fanno molto cyberpunk, perché vedete che poi una volta colpite esplodono. Cerco di non farle sparare e nel contempo di colpire la piattaforma sul retro, che immagino che sia una specie di involucro che contiene al suo interno il cervellone centrale. L'intuito mi dice di colpirla al centro. Qualcuna di queste mi ha sparato, maledetta. Non dico cosa perché non voglio essere volgare, non ora che siamo così vicini alla fine. Ecco, mi ha sparato 4 missili. Dritti, dritti in faccia. È evidente che se non lo colpisco in tempo... Colpirlo in tempo significa colpire il pannello centrale. Ecco, siamo riusciti a sconfiggerlo. Cerchiamo di capire se c'è un seguito. Oh, eccoci qui. Allora, il sistema di controllo ha un impianto di energia nella parte terminale del passaggio. Se solo potesse essere distrutto, l'energia non potrebbe essere ripristinata e il sistema smetterebbe di funzionare. Quindi è così che si interrompe la rivolta delle macchine, staccando la corrente. L'unico modo per impedire ai robot folli, per fermare i robot folli e salvare l'umanità, è quella di far saltare la corrente, cioè distruggere l'impianto energetico. Ricordatevelo quando dite alla vostra mamma di non mettere più elettrodomestici contemporaneamente, perché far saltare la corrente potrebbe essere un modo per salvare l'umanità. Bene, qui abbiamo di nuovo il boss del secondo livello, la testa robotica che si arrabbia se la colpiamo. Non sono in grado di stabilire se ha più punti vita di prima, ma secondo me ha gli stessi, perché con l'arma potenziata a livello 4 lo sto danneggiando molto più rapidamente. Possiamo anche permetterci un po' più di relax nel colpirlo. L'importante è non consentirgli di sparare, quindi essere pronti a sparare quando apri gli occhi. Ah, mi sono fatto colpire perché mi sono distratto. Dovevo sparargli quando ho aperto la bocca, maledetto. Ok. E questo l'abbiamo sconfitto. Non so quale fosse il suo ruolo nella difesa dell'impianto energetico. Probabilmente è una sequenza in cui dobbiamo sconfiggere i vari boss precedenti uno dietro l'altro. E naturalmente questo mi aspetto che dia molte più difficoltà. Esatto. Ora bisogna stare veramente attenti a non farsi colpire da questo. Meno male che non mi ha riproposto i due robottoni, anche se penso che mi avrebbero impensierito poco in realtà, perché con questo potenziamento dell'arma sarebbero stati facili da sconfiggere.
seguiamo gli occhi periferici finché non scompaiono. Dopo dovrebbe diventare abbastanza fattibile. Era abbastanza prevedibile che il cervellone centrale si era premurato di costruire queste simpaticherie per distribuirle in giro per la città, poi se ne sia procurato una copia per farsi difendere. Ci dimentichiamo che l'impianto energetico per un computer è un po' come il cuore per un essere umano, quindi voi non proteggereste il vostro cuore con un'armatura se doveste andare in battaglia? Le macchine non sono da meno. GG per le macchine. Ok, anche questo ostacolo è superato. Vediamo cos'altro ci propone prima di arrivare alla fine. No, eccoci qui. Qui c'è il cervellone centrale. Se ricordo bene, queste due piastre a un certo punto si aprono e vanno colpite prima che possano reagire al fuoco. Ovviamente lo fanno in maniera più o meno imprevedibile, quindi ci dobbiamo preparare all'idea che dobbiamo galoppare da una parte all'altra. Quelle quattro sfere pure mi pare che a un certo punto si aprissero generando campi elettrici. Vedete che il potenziamento della pistola a livello 4 si rivela fondamentale in questa fase, anche solo per accorciare i tempi. Ok, ecco, vedete, queste 4 sfere fanno da scudo, credo, per il cervello centrale e per le quattro... aia, per le quattro sfere elettriche qui che vanno colpite prima di poter... prima che possano reagire. Quindi dobbiamo stare attenti a colpire le parti che si aprono quando sono vulnerabili, i quattro laterali per non farli sparare, quello centrale per distruggere il sistema. Non è una cosa semplice, soprattutto perché le sfere che si mettono davanti fanno tanto. È richiesta una certa rapidità nello spostamento del mirino, anche per evitare che... bene, alla fine ha ceduto. Non era molto difficile, anche se ho rischiato seriamente il tracollo ad un certo punto. Bene, credo che sia finita. Vediamo se c'è una sequenza finale. Sì, l'impianto energetico è stato distrutto, con il risultato che il sistema di controllo ha cessato di funzionare. I robot si fermano come se fossero congelati. La battaglia è finita e la razza umana è salva. Il coraggio di un uomo e il potere della pistola hanno riportato una pace che durerà per sempre. Bene. Ed eccoci ai titoli di coda, che in questo caso sono piuttosto limitati, ma ci sono pur sempre. Quindi abbiamo comunque la soddisfazione di vedere gli sviluppatori che scorrono, i cui nomi scorrono sotto i nostri occhi, su questo scenario della città notturna, che dopo essere stata salvata dalle macchine riposa finalmente nella sperata pace. Quanta retorica, vero? D'altra parte, all'epoca questa era la soddisfazione che ci spettava per aver finito un videogioco. E come accennavo già nell'altro video, era più il fatto di poter dire di averla vista questa schermata che non l'appagamento visivo che ne deriva, perché alla fine sono 4 pixel colorati, peraltro in 8 colori in questo caso, se non meno. Allora, ripeto, la difficoltà di questo gioco è fortemente edulcorata, lo avete visto nel corso di questo gameplay, dalla possibilità di continuare all'infinito. Se avessi avuto a disposizione anche solo un numero limitato di continuazioni, probabilmente non avrei superato lo stage 5, che ero scarsamente addestrato a fare e che mi ha messo in serie difficoltà. Addirittura aver dovuto ripetere l'intera partita a ogni morte avrebbe comportato tempi molto più lunghi. Molti giochi lo facevano, non davano alcuna possibilità di continuare. Ecco, vediamo crollare l'edificio centrale dei robot in corrispondenza dell'alba. Vedete che c'è una sua poesia in questa immagine, come se fosse la nuova alba dell'umanità che fa crollare la minaccia.
Raccontata in pochi pixel, è chiaro che veniva principalmente affidata all'immaginazione del giocatore, la costruzione di questa storia che poi rimane impressa nella mente. Bene, il gioco è finito. La prova tecnica probabilmente è andata alla grande, lo stabilirò riguardando il video, ma sono sicuro che è andato tutto bene. Sono 50 minuti, io posso chiudere qui e concludere anche questa prova con questo gioco, Assault City, che ci ha tenuto compagnia per quest'oretta di gioco. Quindi il gioco può essere completato in un'ora con tutte le continuazioni. Una run perfetta avrebbe richiesto probabilmente 35 minuti, o poco più. Io vi saluto, chiudo qui questa live e mi preparo a riguardare il video per metterlo sul tubo. Fine della registrazione, buon proseguimento a tutti e chiudo.